Ciao a tutti, circa 10 giorni fa è uscito il libro scritto dall'amico Andrea Scanzi ed è un libro dedicato a Giorgio Gaber. Ricordo semplicemente che quest'anno ricorrerà proprio a Capodanno, il primo dell'anno, il ventennale della scomparsa di Giorgio Gaber. E in questo libro, e pensare che c'era Giorgio Gaber, Andrea ripercorre un po' quella che è stata la carriera, il percorso di Giorgio, gli inizi come cantante di musica leggera, poi l'avvicinarsi al teatro e quindi l'ambiente del teatro, Maria Monti piuttosto che altri, la tournée poco prima con Mina nel 70 e 69-70, e poi la conoscenza a Milano del pittore Viareggino Sandro Luporini, che diventerà poi praticamente il binomio Gaber-Luporini, che scrisse ovviamente tutti gli spettacoli a partire da quando nel 70 inventarono il personaggio del signor G. E Andrea ripercorre queste cose avendolo intervistato tante volte, essendo venuto a teatro. Io lo ricordo perché l'ho conosciuto in realtà quando ho conosciuto Andrea quando lavorava nella relazione del Mucchio Selvaggio, ma poi appunto venne diverse volte a sentire Gabe. E quindi lui ripercorre un po' le tappe del coraggioso salto che Giorgio fece, perché aveva raggiunto un livello di successo partendo da Ciao ti dirò, che era un rock and roll praticamente, fino a canzoni pop, diciamo, sempre di grande qualità, devo dire. Che è anche sempre con un pizzico di autoironia, ricorderete il Riccardo, ricorderete la Torpedo Blu e altre canzoni che hanno comunque decretato il successo. Bene, il salto coraggioso per abbandonare tutto questo. Gaber era riuscito anche molto bene come conduttore televisivo, no? Aveva presentato una trasmissione dove aveva duettato con Mina e con cui fece amicizia, un'amicizia che durò per tutta la vita. E questo coraggioso salto, dicevo, per abbandonare tutto questo, abbandonare la televisione in un momento in cui Giorgio era una persona indubbiamente di successo, per buttarsi, stimolato anche dall'ambiente del teatro, chiaramente del piccolo di Milano, a provare l'attività teatrale. Devo dire che, come ebbi modo di sentire dalla sua voce, la dimensione televisiva e della musica leggera in realtà non era una camicia che gli stava un po' stretta, un ambiente che non gli piaceva, ed era indubbiamente affascinato dalla canzone francese, che si portava dietro indubbiamente una teatralità, e quindi decise di iniziare questo percorso. E Andrea lo ripercorre anche citando le origini appunto della sua carriera agli ultimi spettacoli. Tra l'altro va detto che Andrea, quando poi è mancato Giorgio, mise in scena uno spettacolo che porta poi il titolo del libro, che vi invito a leggere, e potrebbe anche essere un ottimo spunto per un regalo di Natale. Io normalmente agli amici, e se mi sentissero lo sanno, a Natale regalo sempre libri, che mi sembra un ottimo regalo. Ciao a tutti.